Insomma, di festa in festa, di lunedì in lunedì, cominciamo a far vedere le immagini delle nostre squadre che festeggiano. Festeggiano il salto di categoria, l'abbiamo fatto lunedì scorso con la formazione del Breno, che è salita dalla prima al campionato di promozione. E questa settimana avete visto la partenza della nostra trasmissione dedicata alla Virtus Lovere, che sale dalla terza alla seconda categoria. Tanti diranno: sì, ma 9 punti e 3 giornate alla fine non è matematico. Ma insieme a Stefano, ieri ne parlavamo insieme ai dirigenti della Virtus Lovere, avendo 22 punti sulla terza in classifica, 22 punti sulla terza in classifica vuol dire saltare direttamente in playoff, in terza categoria vuol dire salire direttamente in seconda categoria. Per questo hanno festeggiato e per questo lo capiremo poi anche in interviste, sono già pronti a programmare anche la stagione prossima, di essere protagonisti anche lì per quanto riguarda la Virtus Lovere. Parliamo subito una battuta di questa, poi andremo a riprendere ancora la nostra trasmissione. Stefano da vedere la partita, Marco segue ovviamente come Calcio Camuno anche la Virtus Lovere, questa impresa, 72 gol segnati se non sbaglio, una media di 3,5 a partita, record di tutte le formazioni. Ho capito che è terza categoria, ma è la terza categoria anche per loro, dunque bisogna sempre farli poi i numeri. Sì, penso che la partita di ieri sia un po' il manifesto della stagione. La Virtus Lovere ha dominato il campionato dall'inizio alla fine. Ma no, sembra, ve lo chiedo a voi, sembra, ho capito che è una squadra forte, ma così, così facilmente non pensavo proprio fosse così forte da... Secondo me, oltre ai singoli di assoluto livello, perché sono tutti giocatori abituati a fare la prima, la promozione, quindi di categorie nettamente superiori, sono anche un blocco unito, perché la maggior parte di loro veniva dalla Scevinia e sono abituati a giocare insieme. Un po' insieme. Come è stato per il Breno, dicevamo lunedì scorso. Sì, penso che un parallelo si possa fare con le dovute, col dovuto rispetto ovviamente del Breno, che ha vinto 2 categorie sopra. Però sì, il parallelo regge, secondo me la differenza l'ha fatto quello, il blocco. Come appunto parlavamo prima, penso che la differenza tra ieri e le altre partite è che ieri non si sono fermati, perché anche le altre partite, io ne ho viste un paio, se avessero spinto fino alla fine il risultato non sarebbe stato molto diverso. Anche perché, Marco, dicevamo anche il Sovra non è una squadra così buttata lì a caso, non è un bel organico anche quello, insomma c'è il Foresto, un bel organico anche quello, ma la differenza punti è stata tantissimo. Fino a quando ho tenuto il Foresto, che ha vinto tutto anche lui nel giro di andata quasi, poi adesso il divario 9 punti, cioè... Virtus è una squadra che arriverebbe, come ho detto, tranquillamente a metà classifica in prima categoria, quindi in questa categoria assoluto, doveva essere un assoluto dominio, così è stato, e giusto, giusto così, sono contento per loro perché è tanti anni che provano a inseguire questa categoria che gli era sfuggita 2 stagioni fa con la... con la partita persa contro l'Endine, che poi salì, dopo l'Endine sparì, tutte queste cose che di solito poi quello che vince poi l'anno dopo non c'è più, e a chi ha perso e deve fare ancora la vecchia categoria resta il doppio rammarico, un po' come è stato anche l'anno scorso per quel Darfo che perse ai rigori, e poi seppe che il ripescaggio coinvolgeva proprio la squadra che di quelle lì vinceva ai calci di rigore. Purtroppo c'è stato un po' un cambio di mentalità alla Virtus, perché prima era proprio il gruppo di amici che non aveva quasi neanche il coraggio di pensare a salire. No, avevano l'ambizione, però sai, quando le cose non andavano bene avevi sempre timore a dire delle cose perché le dicevi a un tuo amico d'infanzia. Adesso era giusto che, se vuoi vincere, devi mettere delle persone che siano distaccate dal tuo gruppo di persone che frequenti da tanto tempo, che sappia prendere delle decisioni, che non si deve guardare in faccia a nessuno. E in più si sono presi dei giocatori che erano di valore assoluto e che avrebbero fatto la differenza. Poi sentiremo l'intervista, avremo quella con l'allenatore, con il presidente abbiamo avuto alcune difficoltà perché ovviamente il campo, il vento, insomma la festa che c'era, non c'era un grosso ritorno, però ci ha fatto capire dalle parole del presidente che inseriranno un paio di organici, dovranno lavorare magari su qualche giovane, perché in seconda c'è, anche se timidamente secondo me, la regola dei giovani, ma puntano sicuramente a fare un campionato d'avanguardia.
non disdegnando di salire ancora dalla seconda alla prima categoria. Magari lo chiedo dopo, sto a voi, quanto conta il fatto, l'ho chiesto anche a loro, il fatto che sia sparita la Sevigna, che sia sparito il Sovra, eccetera, eccetera, e dunque il Virtus Dover potrebbe adesso essere pronto ad andare, almeno in prima categoria, a prendere il ruolo per l'Alto Sevino, il ruolo forse anche più importante, ma ne parliamo dopo. Ieri c'è stata un'altra partita, c'è stato il derby, forse secondo me nelle ultime tre giornate la partita più difficile da affrontare per la formazione del Darfo, perché era un derby contro il Valle Camonica, perché il Valle Camonica si sapeva che non regalava niente alla formazione del Darfo, c'era questa rivalità accesa, l'abbiamo vista anche nei messaggi ieri che arrivavano su quanto fa per i risultati, messaggi di scherno che c'erano insomma fra le due formazioni, e questo ha fatto capire che non regalavano niente. La troppa forza del Darfo, dopo avere l'espulsione, poi vedremo anche le immagini, ha fatto sì che il Darfo ha vinto questa partita, e adesso Marco può gettarlo via solo lui il campionato, penso. Adesso sono due giornate, 5 punti di vantaggio, perché ieri nessuno sicuramente si aspettava il KO interno del calcio con la Bedizzolese. È arrivato questo regalo, e fino al 90esimo, mi sembra, quando poi ha segnato Lorenzi per il rezzato. Al 92esimo, se no ieri il Darfo avrebbe già potuto festeggiare la vittoria del campionato. È più bello festeggiarlo in casa. Speriamo che lo faccia la settimana prossima. Serve vincere contro il Villongo dell'ex Berta, che speriamo venga non col dente. Che sta bene il Villongo, perché nell'ultima giornata il Villongo ha dato problemi a tante squadre, fermando l'Orceana, fermando diverse squadre. Un 3-0 ieri Atletico del Garda, che sarà inferiore al Villongo, però sta lottando per qualcosa. Ha vinto 2-0 contro il Valle Camonica. Ieri purtroppo da notare ancora veramente il brutto terreno di gioco su cui si è giocata questa partita, cornice pubblico con 800 persone, però giocare su un campo che mi sembrava di vedere il campo su cui giocavo io al CSI, con il polverone che volava ogni volta che calciavi la palla vicino all'area, partita probabilmente la quale il Valle Camonica ha giocato una delle peggiori partite probabilmente della stagione, scarico. Anche dovuto al fatto che comunque dimentichiamocelo che il vantaggio del Darfo, poi in occasione del rigore poi sbagliato che vedremo di Mattei, c'è stato anche l'espulsione di Vigani, quindi l'uomo in meno, uomini decisivi che comunque ieri cominciavano dalla panchina, Speziari, Martinelli. Sicuramente il Darfo in questo momento lo dimostra la striscia di 12 vittorie nelle ultime 13 partite, 12 vittorie e un pareggio, che il Darfo adesso è superiore a chiunque. Darfo che anche ieri ha fatto vedere di avere una grande rosa, il mister ha potuto scegliere, ha cambiato diverse pedine, ha tenuto giocatori importanti fuori, e questo sicuramente fa la differenza. Adesso domenica manca l'ultimo tassello, sappiamo che 5 punti di vantaggio perché deve vincere domenica, perché l'ultima è Rezzato. Esatto. Dunque se si vuole evitare il fatto di arrivare a Rezzato magari a giocarsi lo scontro diretto sempre in vantaggio in classifica, però poi sarebbe difficile andare a giocare a Rezzato con un Rezzato anche lui nel ritorno ha fatto tantissimi punti, ieri ha fatto fatica a battere il Castagnato, ma ha comunque fatto tanti punti. Se si vuole evitare di arrivare giù a fare lo scontro proprio diretto faccia a faccia e giocarsi il campionato, domenica c'è l'occasione di battere questo Villongo che ha poco o nulla da chiedere al campionato, se non l'orgoglio e la voglia di dimostrare che è in forma, come il buon Giacomo Ignani ha messo a posto il Villongo. Si gioca allo stadio comunale. L'anno scorso fu lui a portarlo via il titolo al Darfo, speriamo che quest'anno glielo renda in questo modo. Sicuramente fra le due squadre c'è tantissima differenza, perché il Villongo è una buona squadra, ma fatta di 3 o 4 individualità superiori, il resto è un buon gruppo, ma non ha niente a che vedere con i neroverdi. E poi le motivazioni in casa tua, cioè non puoi fartelo sfuggire di sicuro, non puoi rischiare. Il Rezzato, dicevi, ha fatto tantissimi punti nel giro di ritorno, ma è stato anche dovuto al grande investimento che è stato fatto da questa società a novembre, in cui ha cercato veramente giocatori di categoria superiore, andando a offrire rimborsi, spese anche il doppio di quelli. Beh, Lorenzi non è andato lì per... No, è sceso dalla Serie D, lo stesso
Sonzogni è stato corteggiato tantissimo, gli è stato offerto veramente un rimborso faraonico, solo che lasciare Crema per Rezzato in quel momento lì, con il Rezzato che era molto staccato, cioè era un po' difficile. Sappiamo, diciamo poi che, parlando poi di Crema, che adesso che siamo a fine stagione, proprio questi due gironi, questo il girone del Darfo, nei playoff andrà proprio a incontrare quello che sarà il girone delle Bergamasche e del Crema. Il Crema, Scanzarosciate, poi vediamo chi vincerà. Attualmente il Villa Dalmenteste la classifica, sì, con due punti di vantaggio però sullo Scanzarosciate. Adesso che il Crema ha messo a posto tutti i grossi problemi che ha avuto durante la stagione, sembra aver trovato un equilibrio. Sicuramente andare a fare i playoff non è cosa facile, sicuramente. Poi Cavenago Fanfulla, anche quella, cioè con i giocatori importanti. Un girone è molto più competitivo rispetto a quello che era l'anno scorso di là. Che poi vediamo che è comandato dal Villa Dalmè, una signora squadra che ha inseguito per tanto, adesso da due o tre giornate là in cima alla classifica, ha superato il Cavenago Fanfulla di Jacopo Zenga. E poi secondo c'è questa, continuo a ripetere, la sorpresa Scanzarosciate, con Pellegris che è a quota 20 gol, è arrivato a quota 20 tanto per cambiare, è sorpresa Scanzarosciate che è lì secondo in classifica, per me non se l'aspettavano neanche loro di essere lì, ma adesso se la giocano sino alla fine. Prima di passare, di tornare poi all'eccellenza, lo faremo con le immagini, con le interviste, con una telefonica con Alessandro Maffessori del Brescia Oggi, che è a seguire anche Brescia Perugia questa sera allo stadio, una battuta anche sul campionato di promozione, Stefano, perché una risposta importante è quella dell'Albino Gandino, che l'ha data alla sconfitta domenica scorsa, ma due risposte negative, quella della Pralunghese e la Gavarnese, con una partita che devono ancora vedere di ferma, insomma rischiano. Sì, purtroppo hanno continuato il trend che si era visto nelle ultime giornate. La Pralunghese era da diverse partite che è un po' in difficoltà. Domenica l'avevo vista in casa con l'Emine, aveva vinto 1-0, ma non mi aveva impressionato, aveva vinto di grinta, di carattere, ma non mi era parso una squadra brillante. Infatti puntualmente ieri ha pagato Dazio, e lo stesso discorso va fatto per la Gavarnese, che... Ecco, questa è la classifica, Stefano. No, vai, ne parliamo dopo sulla classifica, sui giochi che ci saranno, perché... Sì, no, volevo solo dire che la Gavarnese viene da tre sconfitte consecutive. Se quella con Ladro poteva starci, anche poi nel modo in cui è maturata, con un gol non gol, le ultime due sono state molto pesanti, e adesso obiettivamente anche i playoff sono a rischio, deve giocarseli. Ecco, anche perché nella prossima tre partite ne gioca solo due. Sì. Esatto, è per quello che dicevamo, e ne torneremo a parlare sul campionato di promozione, perché sia Gavarnese che Pradalunghese su tre partite ne giocheranno due, mentre Lemine e Cologno Frassati hanno già osservato il turno di riposo, come Albino Gandino e Arense, e dunque sono avvantaggiati, hanno una partita più da giocare. Non si chiude niente, però poi ne discuteremo su quello che potrebbe succedere. Avremo le immagini della vittoria dell'Albino Gandino grazie a Mismetti e Velotti, avremo le immagini della vittoria, della sconfitta, scusate, Pradalunghese, con due gol annullati, uno molto dubbio ai danni della Pradalunghese. Purtroppo Pezzotto non è in condizioni fisiche perfette, non è riuscito a seguire la Gavarnese, non riusciamo a avere le immagini di questo, ma poi riprenderemo con la Virtus Dover, ma partiremo dal derby di Valle Camonica d'Arfo. Per ora ci fermiamo, primo break pubblicitario. Ecco, tornati in diretta, cominciamo con il nostro calcio giocato, partiamo dalle immagini del derby con Felix, adesso andremo a vedere questo derby fra Valle Camonica ed Arfo, lo commentiamo insieme a Marco e a Stefano. Abbiamo già accennato qualcosa di questa vittoria, per me quasi definitiva, del Darfo. Infatti ieri fuori dagli spogliatoi esultavano, non solo perché il campionato è un passo, ma o perché si è vinto il derby, ma perché sentono che loro che possono fare l'impresa e tornare in Serie D in un anno in cui si era favoriti, Marco, ma non come l'anno scorso, forse si era più favoriti forse l'anno scorso. Sì, l'anno scorso il Darfo era più forte come individualità, come organico, probabilmente rispetto a quello di quest'anno. Il discorso che l'anno scorso c'era un campionato anche che era molto più competitivo in alto. Squadre come Grumellese, come Crema, quest'anno non ci sono state come avversarie. Quindi si spiega così. Il Darfo dell'anno scorso questo campionato l'avrebbe già vinto un paio di settimane fa probabilmente.
bravi, c'è da dire bravi a, ai dirigenti, perché non dimentichiamoci che il direttore sportivo, il direttore tecnico, il direttore generale sono trovati a lavorare in una condizione in cui prima di cominciare il campionato, per le vicissitudini che ci sono state, non è stato facile mantenere integro un gruppo che non ha perso praticamente neanche un giocatore per quelle questioni, e portarlo fino alla fine con, a vincere probabilmente questo campionato, sicuramente bisogna fare un doppio applauso, perché è una vittoria che vale ancora di più per quello che c'è stato. Un doppio applauso anche Marco, perché giustamente l'avete fatto anche voi, te Paolo, all'inizio qualche dubbio lo avevate sul mister, ma non sul mister, sulla qualità del mister, sul fatto che andava in una categoria nuova, una squadra da assemblare, ci poteva, mentre sì. L'hai detto anche te, il Darfo oltre che essere forte è anche bello da vedere. No, infatti io non sono uno che quando dice una cosa se la rimangia oppure fa finta di non averla detta. Io stesso nella conferenza stampa di presentazione al mister io ho fatto una domanda scomoda che l'ha anche un po' infastidito, giustamente, quella lì mi ha fatto vedere che comunque un po' di carattere per rispondere ce l'aveva, e mi fa piacere. Il mio dubbio era una squadra che vuole vincere, affidare un organico che vuole vincere, anche se la società faceva finta che non fosse vera questa cosa, a un allenatore che non conosce la categoria, rischi di partire con un leggero handicap rispetto agli altri. Poi certo anche gli altri non è che avessero tanto di differenza, perché chi non aveva l'organico, chi aveva l'organico per competere ad alto livello, ma anche esso non aveva il mister, però dopo poche settimane io ho detto questo mister è bravo, perché quando tante volte finisci e dici si poteva, sì abbiamo vinto 1-0 ma avremmo potuto vincere 3-0, 4-0, quando tu tutte le partite crei un volume di gioco così nettamente superiore agli altri, vuol dire che c'è dietro, c'è il lavoro. Supportato dalle immagini, non è che lo diceva solo mister, vedevamo anche noi che c'erano queste occasioni. Sicuramente, dopo questa squadra pur avendo vinto, non si può nascondere che qualche lacuna ce l'ha avuta. Dopo è stata superita dalla crescita del gruppo, dal lavoro, è stata anche dalla fortuna, perché ci vuole anche la fortuna, perché sennò tutti questi risultati anche senza l'aiuto della fortuna non ce li hai. Bel pubblico ieri però, e qui qualcuno non sarà contento, non mi piace che qualcuno ieri sia andato, perché sono tanti ragazzi giovani. Quello che, è Ademico di Stampelli. Sì, che è finito praticamente la stagione, perché il suo infortunio più o meno un mese e mezzo, ci sarà buono in Serie D. Mi dispiace che qualcuno che non conosce, per la giovane età non conosce la storia del nostro calcio, non conosce, non mi piace che sia andato a Breno a insultare il Breno. Fai i cori folcloristici dove dici, non lo dico perché sennò Angelo si arrabbia, però qualcosa simile alla cacca, però in un modo più dispregiativo. Vai a Breno in casa di altri, ti ospitano per dare la possibilità che non si giochi a Piamborno in uno stadio che avrebbe contenuto persone, poche persone, 800, esatto. E andare in una società nuova poi che prova, si affaccia nel calcio che conta, con persone che non sai neanche chi sono, andare a denigrare un po' quella che è l'immagine del Breno, secondo me è stato fuori luogo, perché comunque non è stato bello, non ti fai, non ti rendi sicuramente simpatico. Il Valle Camonica va bene, non gli sei simpatico, lo sai già, però adesso non sei più simpatico neanche a Breno. Beh, Breno ed Alfa c'è sempre stata, però si deve tornare indietro, è gente che insomma deve avere, non dico la mia età, ma poco di meno, per ricordarsi la storica rivalità fra Breno ed Alfa, quando i tempi di Serie D tutte e due, quando tutte e due erano forti, c'era rivalità, era sì, derby. Ma appunto, ma era... allora
Mentre adesso, infatti, questi, Marco, cosa c'entra? Questo gruppo che segue il Darfo e che fa da calore, da folklore, ben venga che ci siano dei ragazzi che invece di andare a seguire le squadre più forti abbiano voglia di seguire questo Darfo. Però cioè, il Breno non fa più la stessa categoria del Darfo da troppo tempo, che non erano probabilmente neanche nati. In questo momento in cui il Darfo ha sempre fatto la Serie D, l'eccellenza, loro addirittura erano ripartiti dalla terza, hanno fatto la seconda. Cioè, non vedo il motivo di questa cosa, perché non ci può essere stato neanche nessun conflitto fra il Darfo e il Breno negli ultimi 15 anni. Cioè. Però sento, probabilmente forse perché sentono arrivare il treno, che è arrivata la promozione, sentono arrivare un'altra squadra in Valle Camonica, dove ecco la grossa rivalità è, io torno a ripetere, ma almeno forse per noi, per me, è Darfo e Breno, più che Darfo e Valle Camonica, anche se Darfo e Valle Camonica negli ultimi anni sono stati loro a farsi rivalità fino a un certo punto, mentre adesso che il Breno sta tornando è Darfo e Breno, le due cittadine della Valle Camonica che si intendono rivalità. Anche perché chi ci segue deve sapere che, visto che i rapporti fra il Darfo e il Valle Camonica non sono idilliaci, bisognerà anche entrare nell'ottica che tantissimi giocatori l'anno prossimo da Darfo si sposteranno a Breno, sì. Perché i giovani del Darfo non andranno probabilmente al Valle Camonica, nonostante quest'anno in essere sembrava ci dovesse essere un accordo di prelazioni varie, che poi alla fine c'è stato o non c'è stato. Quindi l'anno prossimo sicuramente tanti si sposteranno a Breno. A Breno io so che hanno già fatto la lista della spesa, l'hanno già consegnata al Darfo. Il Darfo ha chiesto la carta di credito. Vedremo cosa succederà. Questo è il gol di Mattei, Stefano. È un giocatore che all'andata è mancato tanto al Darfo. Ricordiamo, questa è stata un'assenza importante nel giro di andata, dove malanni fisici, infortuni, è stato fuori anche parecchio tempo. Un giocatore che anche fisicamente deve essere rodato per entrare in forma, l'ha fatto nel ritorno e la differenza si è vista nel ritorno. Sì, è vero, nel ritorno ha fatto tanti gol, però non penso sia solo lui la differenza. No, è ovvio. Il Darfo però andata, sai, quando sei forte e davanti c'è quello che è sullo 0-0 te la mette costantemente. Sì, penso che all'andata al Darfo mancasse soprattutto continuità, perché alcune grandi prestazioni l'aveva fatte. Io l'avevo visto a Villongo, dove aveva vinto 2-1, ma aveva giocato molto molto meglio del Villongo, aveva dominato la partita, poi aveva sprecato tantissimo sotto porta e alla fine aveva quasi rischiato di pareggiarla, però la partita l'aveva dominata. La differenza che mentre all'andata poi dopo qua è sempre Mattei che va a tirare rigore questa volta, serio, bravo, l'ha intuito e l'ha parato bene, già angolato ma non gli ha dato forza. Dicevo, all'andata alternava belle prestazioni meno importanti, nel ritorno è stato davvero, ha tenuto ritmo infernale, ha perso l'esordio con l'Oceana e poi appunto, come diceva giustamente Marco prima, ne ha vinte 12 su 13. Penso che i numeri parlano chiaro, quando tu hai un ritmo del genere e partendo da meno 8, meno 7 dalla prima vai a arrivare a più 5, vuol dire che è qualcosa in più delle altre. Dal meno 7 che era l'Orceana sei già a più 12 o 13 sull'Orceana, cioè, sì, dunque penso dopo, quanta differenza. Bravo il Darfo, ma vuol dire anche che davanti, cioè le squadre che erano davanti non hanno saputo tenere, certo il ritmo così è impossibile da tenere. Però sembrava che ha segnato a un certo punto potesse invece mollato, sì, poi mollato Castellana, sì, poi l'Orceana. La stessa Castellana l'avevo vista sempre a Villongo all'andata e non mi aveva fatto una grande impressione. Squadra molto solida, ma niente di più rispetto a questo Darfo a livello qualitativo paga Lazio. Dopo ne parleremo, perché adesso bisogna cominciare a entrare nell'ottica che la Serie D è molto vicina a noi, gli scongiuri li faranno i giocatori, i dirigenti del Darfo, noi invece possiamo già guardare a qualcosina al futuro insieme a Marco, cosa potrebbe succedere nel Darfo. Già anticipato qualcosina, che alcuni giovani eccetera potrebbero finire in altre squadre, anche perché il Darfo secondo me in Serie D dovrà rivoluzionare parecchio, ma fra poco ne parliamo. Prima manderei le due interviste, perché a fine partita, grazie anche a Gabossi, siamo riusciti a raggiungere sia il mister del Darfo Ivan del Prato, sia il mister del Valle Camonica Luca Sano, e poi faremo due battute anche su Valle Camonica, anche se qui abbiamo ancora 3 o 4 lunedì per commentare i vari campionati. Partiamo magari, chiedo a Felici, il mister vincente, cioè Ivan del Prato, sentiamo.
Prestazione direi ottima, perché è una partita difficile su un campo non in ottime condizioni, c'era vento, c'era una bella cornice di pubblico e sono contento perché in effetti insomma, potevamo chiuderla anche prima, però la squadra ha giocato da squadra matura, ha giocato veramente da una squadra che si merita ampiamente il primo posto e adesso insomma, abbiamo ancora domenica che dobbiamo chiudere il campionato, perché secondo me abbiamo la possibilità per farlo, non sarà facile, ma a questo punto non dobbiamo farcela scappare. Ragazzi comunque anche in settimana li ho visti serenissimi, sapevano che era una partita clou, importante, non solo, non tanto per il derby, perché poi c'è anche per il derby, ma soprattutto perché se avessimo vinto oggi sapevamo che potevamo mettere una pietra importante sul nostro cammino. Ripeto, mi sta piacendo molto l'atteggiamento della squadra, insomma anche oggi con giocatori che mancavano, perché Ademi è fuori, Zanardini non era nelle migliori condizioni e devo dire che tutti quelli che stanno facendo che fanno parte della rosa e poi vengono chiamati in casa, insomma danno sempre un grosso contributo e questo credo che sia anche la differenza che può fare per poter vincere il campionato. È difficile, è difficile fisicamente ma anche mentalmente tenere, noi è l'undicesima vittoria mi sembra su 12, insomma sono numeri importanti e noi pensavamo che per cercare di recuperare dei punti dovevamo fare un ritorno importante e lo stiamo facendo, ci manca ancora qualcosina, però credo anche che sul piano del gioco insomma il Darfo abbia anche oggi, malgrado certe difficoltà, abbia fatto una prestazione ottima secondo me e siamo contenti, insomma adesso abbiamo ancora un piccolo passettino. Beh, piccolo passettino importante, anche perché arriva questo Villongo Sarnico che abbiamo detto sta molto bene, è una squadra diversa, una squadra forse rispetto all'andata che ha perso un paio di giocatori, Gulotta che è andato ad Arfo ad esempio, però ha acquistato la fortuna e la sfortuna del Darfo. Ecco qua, l'aspettavo Marco, è una squadra che è diventata anche un attimino più giovane insieme a Giacomo Mignani nel ritorno, ma nel ritorno è stata molto costante, qualche pareggio di troppo, ma poi ha cominciato a vincere e adesso lì nella classifica, che onestamente un po' di rammarico, perché poteva essere a ridosso dei playoff, insomma, come il rammarico del Brusaporto ieri. Ma tra l'altro di questo Villongo Sarnico, non so perché non ho letto molto la stampa bergamasca ultimamente, però ti dico già che l'anno prossimo il Villongo tornerà Villongo, il Sarnico tornerà Sarnico, cioè è già, io te lo do per certa questa cosa qua, non so se è mai stato detto da qualcuno, no. Però... Villongo e Sarnico l'anno prossimo torneranno due società assolutamente distinte. Villongo è Signorelli il presidente, sì. E Sarnico vorrebbe dire che Tucci torna di nuovo a Sarnico? Non so bene chi sarà a comando di questa cosa, ma il Sarnico di adesso, Villongo Sarnico l'anno prossimo non c'è più. Beh, anche le trattative l'anno scorso sono state molto travagliate, all'inizio sembrava che il Villongo dovesse assorbire il Foresto, poi invece all'ultimo si è fuso con Sarnico, quindi poi ora non conosco bene le dinamiche interne della società, quindi non so se questa voce sia vera, però io ti dico che il presidente del Villongo, parlando con giocatori per il progetto l'anno prossimo, gli ha già detto che il Villongo sarà Villongo e basta. Adesso io il numero non ce l'ho, ma lunedì prossimo potremo andare tranquillamente a chiamare il presidente del Villongo, Signorelli, persona sempre disponibile, proveremo a contattarlo, magari dopo la partita col Darfo potrebbe essere uno spunto insieme a Signorelli. Mi piacerebbe avere anche Giacomo Mignani una volta, prima della fine delle nostre trasmissioni, cerco di avere qua anche Giacomo Mignani in studio con noi, almeno averlo al telefono, perché secondo me Stefano, prima di andare in pubblicità, visto che siamo su Giacomo Mignani, ha fatto un bel lavoro, tutto sommato. Arrivato lui, c'è stata qualche difficoltà, la squadra è andata anche a ridosso vicino ai play-out, è stata fuori, però insomma. Sì, io l'andata in Villongo l'ho visto sia prima dell'arrivo di Mignani che dopo e obiettivamente la differenza c'era a livello di gioco, ma anche a livello di convinzione la squadra ha fatto un salto di qualità. Sinceramente pensavo potesse fare anche di più, perché a fine andata sembrava quasi potesse rientrare addirittura in lotta per i playoff. Poi invece ha fatto un bel ritorno, ma non sufficiente per riuscire a colmare il gap che comunque c'era, perché aveva 9-10 punti dalla zona playoff ed era un bel margine da chiudere. Ma anche nel girone di ritorno secondo me è proprio cambiato anche l'intenzione della società, quello di non stare lì proprio a guardare i playoff, salvarsi tranquillamente e preparare probabilmente la stagione prossima
infatti hanno fatto giocare anche diversi giovani, hanno mollato alcuni giocatori che probabilmente non rientravano più per la stagione prossima, hanno fatto questa scelta con Giacomo Miani che ha sposato questa scelta e secondo me potrebbe essere l'allenatore giusto, perché se vuoi anche provare a vincere, se gli dai la squadra, Giacomo ha già vinto con la Grumellese, ha fatto bene per me quest'anno col Villongo Sarnico dando una sua impronta alla squadra e adesso ce l'hai già lì, insomma. Sì. I risultati confermano quello che stai dicendo, perché solitamente una squadra che non ha più obiettivi nelle ultime partite molla e qualcosa concede. Il Villongo continua a vincere con squadre che lottano per salvarsi e che hanno obiettivi, quindi vuol dire che stanno comunque lavorando in prospettiva, che la squadra è sul pezzo e che, appunto, come dici tu, sta preparando la stagione prossima e fisicamente sta bene. Questo sarà un po' un punto di domanda per il Darfur domenica prossima in casa. Noi adesso ci fermiamo, break pubblicitario, quando rientriamo abbiamo abbiamo un'intervista anche a Luca Sana, anzi facciamo una bella cosa, la mandiamo prima alla pubblicità Luca Sana, così quando rientriamo abbiamo la telefonica insieme a Maffessori. Prima mandiamo allora mister della formazione del Valle Camonica, che recrimina leggermente su un calcio di rigore che al 90esimo sì, ci poteva stare. Andiamo a sentire Luca Sana. Era difficile oggi giocare bene, cioè, già l'hai detto tu, già i derby sono sempre tirati, sono molto agonistici. Però su un campo così oggi era praticamente impossibile giocare bene. Il nostro di Piambono è brutto, ma penso che questo sia un po' peggio, anche se i dirigenti del Breno hanno fatto, credo, più di quello che potevano fare per renderlo evidentemente giocabile. Sicuramente ha danneggiato un po' loro, credo, perché sono comunque un po' più tecnici di noi. Però noi, dai, la cosa importante era rimanere in partita, perché abbiamo giocato per circa 55 minuti in 10 contro il Darfo, e quindi era sicuramente complicato. Però nel secondo tempo onestamente non è che il Darfo avesse fatto poi molto per riuscire a raddoppiare, tant'è che poi ha segnato sul rigore. Il rammarico nostro è forse nei due episodi sicuramente potevamo fare meglio, perché anche nel primo gol io non so se era fallo o non fallo, comunque si poteva fare meglio, e anche sul secondo rigore la ripartenza poi sul fallo laterale l'errore l'abbiamo commesso noi, quindi. E poi non so, i ragazzi mi hanno detto che presumibilmente il gemello Paolo l'ha preso con le mani in area, forse sai, se ci stava a rigore avremmo dovuto farlo, però chiaro, loro con il rigore nel primo tempo avrebbero potuto chiudere la partita e così non è stato, quindi chiaramente loro sono i più forti e credo che alla fine abbiano, e spero per loro che possano vincere questo campionato meritatamente. È stata un po' una stagione così, anche se diciamo che alcuni numeri sicuramente per alcune cose ci danno ragione, però purtroppo è chiaro, è stata una stagione abbastanza tribulata, soprattutto sul fronte infortuni, e anche oggi non abbiamo smentito nulla, però credo che alla fine devo essere orgoglioso di questi ragazzi, perché comunque si sono allenati veramente tutto l'anno in una maniera importante. Se non ho capito male, credo che l'Atletico oggi abbia perso, quindi noi oggi festeggiamo comunque il raggiungimento nel nostro obiettivo. Chiaro, era bello comunque raggiungerlo magari pareggiando o vincendo, così non è stato, però dobbiamo comunque essere contenti del nostro campionato, e adesso cercheremo di riuscire a chiuderlo al meglio e cercando di fare più punti possibili per riuscire ad arrivare a quei 40 punti dove nessuno evidentemente può dirci nulla. Rientriamo in diretta, stiamo parlando di tempi supplementari, stiamo parlando, non è neanche il numero della puntata, va bene, la 30ª puntata di tempi supplementari di questa stagione. Dovremmo avere al telefono in diretta, proviamo a sentirlo, dovrebbe essere la Rigamonti per la partita, lui è andato a vedere la partita Brescia-Perugia, ma ieri era a vedere Valle Camonica d'Arfo, Alessandro Maffessori, proviamo a vedere se abbiamo un ritorno. Ciao, buona serata, ci sei? Vediamo, perché pronto? Abbiamo chiamato. Sì, pronto, ciao Alessandro, buona serata. Buona serata. Buona ciao, serata ciao, ciao. Stai seguendo la partita? Quanto è il risultato? Il risultato purtroppo non ti sorride, visto il Perugia 2-1, doppietta di Ardemagni e gol di Caracciolo pochi minuti fa. Aia, il Brescia insomma sta un po' pagando dazio, ma vedi, dai, secondo me ha già fatto, da bergamasco te lo dico, per me ha già fatto una gran bella stagione. Pensando alle ultime due stagioni tribulate, Boscagli ha già fatto un bel lavoro quest'anno. Rivedendo anche quello che era stato in estate, le prime uscite amichevoli anche con le selezioni dei dilettanti, insomma non erano state molto incoraggianti queste prestazioni, poi alla fine il lavoro di Boscagli alla fine sta comunque dando dei discreti frutti, insomma sì. La squadra è salva, adesso si può giocare, diciamo, la possibilità di andare ai play-off, che non erano comunque la priorità di inizio stagione. Eh sì, dopo certo, si era in classifica, era ovvio che era la gola, era tanta, dunque adesso c'è un po' di qualche rammarico. Però adesso torniamo al nostro calcio, a Valle Camonica d'Arfo. Ieri hai visto le nostre due formazioni comune, tu segui spesso il d'Arfo. Allora, si è vista questa differenza, dai, parlaci un po' della partita di ieri.
Allora, vittoria del Darpo credo sia assolutamente meritata, anche se va dato atto al Valle Camonica di aver tenuto testa e di essere rimasto in partita. Post partita poi le dichiarazioni di Luca Sano sono state eloquenti. Il fatto di aver giocato per una cinquantina di minuti abbondanti in inferiorità numerica ovviamente ha fatto la differenza, poi ho detto che comunque il Valle è rimasto aggrappato al risultato fino alla fine, perché il rigore procurato e trasformato da pure forte nel recupero ha sancito il 2-0 finale dopo il vantaggio propiziato invece da Mattei. Va anche detto che qualche istante prima ci poteva stare un calcio di rigore a favore del Valle per un fallo di Paolo Guarnieri in area di rigore, un fallo di mano sembrava abbastanza evidente, l'arbitro ha chiuso un occhio, a parte invertita invece ha fischiato quello a favore di Curaforte e la gara si è chiusa lì. Però fondamentalmente il Darpo ha fatto valere la propria superiorità, ma il Valle Camonica è uscito sicuramente attestato. Qua in studio Marco Caratini di Calcio Camuno e Stefano Savoldelli, il nostro opinionista per quanto riguarda soprattutto le squadre della Val Seriana. Si stava parlando, già questo l'abbiamo detto lunedì scorso, che il campo ieri, il Tassara di Breno, non vogliamo fare le critiche sul Breno, ci mancherebbe, perché ha fatto tutta la stagione con allenamenti e partite giocate sullo stesso campo, dunque era inevitabile che il campo arrivasse in queste condizioni, solo che le tribune ti davano la possibilità di avere 800-900 persone sugli spalti. Noi dicevamo, secondo noi penalizza un po' la formazione del Darfo, che è più tecnica rispetto al Valle Camonica, forse è più abituato a giocare su un campo non così bello raso, dove la palla può scivolare molto. Si è vista questa cosa? Secondo te è stato penalizzato il Darfo oppure? Sì, è una cosa che si è vista e che è stata poi ha trovato riscontro nelle parole dei protagonisti a fine gara, per stessa ammissione dello stesso Luca Sana, che ha detto effettivamente il nostro campo di gioco a Piancogna non è bellissimo, ma quello sul quale abbiamo giocato questo derby così importante probabilmente non è di categoria sicuramente superiore, anzi sicuramente ha frenato più il Darpo, che è più tecnico rispetto a noi, ma si vedeva comunque che certe giocate non riuscivano anche per il campo. Ha penalizzato tutte entrambe le squadre, ma probabilmente più il Darpo per il motivo che dicevamo prima, il fatto di avere comunque un tasso tecnico decisamente, decisamente maggiore. L'anno scorso il Darfo è arrivato verso la fine dei playoff, non è riuscito a salire. Quest'anno ha vinto il campionato, qualche difficoltà nel girone di andata, nel ritorno abbiamo detto 12 vittorie su 13 partite, di cui un pareggio. Secondo te qual è la formazione più forte? Stavo guardando adesso le statistiche delle squadre che sono tra le prime della classifica. Il Darfo nelle ultime 12 partite, cioè ha perso la prima di ritorno, se non ricordo male, con l'Oceana. L'Oceana 2-0. Esatto, ha fatto un filotto di 12 risultati utili, 11 vittorie e un pareggio, ne ha totalizzato 34 punti sui 36 a disposizione. In casa ha avuto un ruolino di marcia di 7 risultati utili con 6 vittorie e un unico pareggio, lo 0-0 con il Calcio, quindi perciò ci sono numeri abbastanza importanti, soprattutto se rapportati a quello delle dirette avversarie. Analizzavo il Rezzato, che sarà poi protagonista il 24 aprile della sfida, appunto, che si giocherà a pochi chilometri da Brescia. Il Rezzato appunto ha totalizzato invece 27 punti con solo 8 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta al vivo, però le altre non hanno saputo fare meglio. L'Orceana, quella più vicina, ne ha fatti 23, il Calcio 21, la Castellana 19, il Castagnato 15, 12 solo il Valle Camonica, che è anche una di quelle che ha comunque perso meno rispetto alle altre. Quindi insomma va dato atto al Darfo di aver trovato l'accelerazione giusta nel momento più della stagione. Però se non la chiudi domenica rischi di andare Rezzato a giocarti il campionato e poi una partita secca può diventare pericolosa. È meglio cercare di chiudere domenica allo stadio comunale, probabilmente davanti a 1000 persone, davanti a un Villongo che sta bene fisicamente ma non dovrebbe avere grosse motivazioni. Poi il pallone è rotondo, Sì, esatto, confermo quello che dici tu. Tra l'altro il Villongo ha vinto largamente domenica con l'Atletico del Garda, 3-0 mette al sicuro da brutte sorprese, in teoria con la squadra già salva. Diciamo potrebbe entrare in gioco il fattore motivazionale che dovrebbe spingere quindi il Darfo a osare qualcosina in più. Il fatto poi di giocare in casa, credo quest'anno nel 2016 il Darfo non ha mai perso, ha ottenuto 6 vittorie e un pareggio, può essere sicuramente un bel vantaggio.
E tra l'altro Darpo, che fino al 92esimo sarebbe stato clamorosamente promosso in Serie D, perché tra le varie buffate, questo non deve vincere, questo deve pareggiare, alla fine si stava avverando tutto e ha rovinato solamente la festa anticipata, il gol di Lorenzi del Rezzato al 92esimo nel derby con Rigamonti Castagnato. Considerando anche Trilli, portiere del Rezzato, che si è preso noi gli abbiamo messo un 8,5 in padella, il collega Bastiano Spinoso gli ha messo 8,5 in padella, ma ha fatto 3-4 interventi da grande campione che hanno salvato il risultato, altrimenti poteva finire sicuramente in maniera diversa questa sfida. Infatti l'ha messo anche l'allenatore proprio del Rezzato, che Trilli lo sa che è forte, ieri ha salvato questo Rezzato, ha tenuto acceso ancora un attimino questo lumicino, poi si giocheranno i playoff. Visto che abbiamo fatto con Marco, poi torneremo a parlare anche con Stefano un po' l'analisi su questo campionato, te la prima volta che magari ti abbiamo, la seconda volta che ti abbiamo al telefono, magari una pagella su questo Darfo, partendo dal fatto che forse magari tanti se lo dimenticano, noi l'abbiamo ribadito più volte, all'inizio il Darfo ha avuto una grossa difficoltà, pochi giorni prima di partire il campionato il presidente ha avuto dei problemi, non stiamo lì, però la squadra è stata unita, Frassi, Peguri e Del Prato sono stati bravi, poteva disfarsi questa formazione, invece sono stati bravi a compattarsi. Beh sì, infatti credo che ci siano da dare due voti al Darfo. Darfo che ha mortato due volti nel corso della stagione, un girone di andata troppo altalenante per una squadra che voleva puntare al ritorno in Serie B, che penso sia la categoria che più si addice ai neroverdi per blasone, ma anche per le qualità tecniche che possono vantare in squadra. Seguite credo dal Rezzato, perché penso che il Rezzato sia la squadra costruita meglio oltre a quella di Del Prato. Oltre a questo dico una sufficienza risicata nel girone di andata, anche per tenere in considerazione le difficoltà ambientali che si erano potute creare dopo i disguidi che hanno coinvolto le vicissitudini che hanno coinvolto il presidente Sallacu. E poi ovviamente il girone di ritorno racconta di un Darfo da 10 e manca ora solo la menzione di lode. Speriamo di potergliela regalare domenica con una bella vittoria, in modo tale da poter vedere festeggiare i tifosi, tra l'altro in casa, ecco. Eh sì, in casa. Poi la domanda da Marco, Stefano, adesso lo chiedo a te per salutarci. Il voto a Frassi, Peguri e Del Prato, perché non voglio togliere niente a Venturi, non voglio togliere niente a tutti gli altri giocatori eccetera, però per me la grossa differenza l'hanno fatta anche queste tre personaggi. Del Prato sulla panchina, Peguri che è proprio il classico uomo tra mister e società, e un Frassi che si è dimostrato, bisogna dirgli bravo, bisogna dirgli atto bravo, perché l'eccellenza un po' che era fuori da alcuni anni, ha portato giocatori giovani importanti, perché il Darfo è una squadra anche molto giovane. Ma io credo di dargli un voto molto alto, nel senso che comunque sia queste gioie che il Darfo riesce a dare ai propri tifosi la domenica durante le partite, credo che sia da condividere con tutto lo Stato e tutto l'entourage. Ecco. Quindi credo che quando si crea un gruppo omogeneo di lavoro e si punta a remare nella stessa direzione, si guarda l'obiettivo tutti assieme e vengono pianificate le cose con largo anticipo, con un certo criterio, credo che alla fine sia impossibile dare un voto differente a chi lavora dietro a una scrivania, anziché con un telefono in mano, per il bene della società oppure in panchina. Quindi l'allenatore ha fatto un grande lavoro, così come la società e come il direttore sportivo. Quindi penso, speriamo di dargli questa menzione di lode domenica, perché sarebbe veramente importante per Darfo, ma anche per quello che è il movimento del calcio bresciano, esatto, ritrovare una grande protagonista che, esatto, ha fatto per tanti anni la storia della Serie D in una categoria appunto più blasonata e più meritevole, sia per la cornice di pubblico, sia per quello che Darfo ha rappresentato nel corso degli anni della sua storia. Poi l'anno prossimo ricorrerà anche l'80esimo della fondazione, quindi credo che sarebbe ancora più bello poter vedere il Darfo giocare partite importanti su campi importanti in Serie D. Io ti ringrazio, buona serata, torna a Brescia, Perugia, vediamo se pareggia il Brescia. Grazie a voi. Ok, grazie, poi magari ci sentiamo ancora prima della fine della stagione per fare un pagellone unico. Grazie Alessandro. Molto volentieri. Grazie, buona serata a Maffessori. Grazie altrettanto. Marco, abbiamo anticipato già con Maffessori, Marco e Stefano, chiedo a voi sul prossimo Darfo. Abbiamo detto
dell'importanza, quello che chiedo a te Marco, perché abbiamo vissuto un po' più che Stefano questi anni del Darfo, dove è sempre mancato uno, forse fare 31, quanto sono stati importanti Frassi e Peguri, al di là del mister, che il mister... Beh, allora... Ma sono quelle persone che lavorano dietro, capito? Più di Frassi, non me ne voglia nessuno, secondo me, l'importanza sono stati gli uomini che, perché Frassi, per questioni lavorative, non può essere sempre vicino alla squadra. Sono state quest'anno importantissime, visto le vicende che ci sono state, le persone che sono state vicine alla squadra, si sono fatte vedere presenti sempre sul campo di allenamento, quindi quelli che hanno unito la società ai giocatori, quelli hanno fatto veramente un grande lavoro, e come grande lavoro ha fatto anche Frassi, perché sicuramente ha costruito una squadra completa, perché il budget sicuramente è stato nettamente inferiore a quello dell'anno scorso, si è raggiunto un obiettivo che è stato maggiore rispetto a quello ottenuto l'anno scorso. La vittoria del Darfo nasce dal quando è più in forma Kamal, metto Kamal e lascio in panchina Bakayoko, quando sta meglio Bakayoko faccio giocare lui, lascio in panchina Kamal, quando sta meglio Spinale lascio in panchina Torri e Marco Guarnieri, quando sta meglio... Quando è finito fuori Zanotti ha giocato Furaforte? In panchina Zanotti, in panchina Serlini, tutti i giocatori che sono giocatori importanti per questa categoria. Dopo qualcuno non l'ha magari dimostrato, tipo Serlini, tipo Cullotta, però sicuramente avere un organico così è stata l'importanza di questo Darfo, e il merito va a chi ha costruito questa squadra. Ma l'anno prossimo, perché cominciamo ad anticipare poi nel corso dei nostri lunedì, abbiamo ancora 4-5 lunedì insieme, perché al di là del finale del campionato, ricordiamo l'Eccellenza finirà una settimana prima, cioè ancora due giornate, mentre le altre tre giornate di promozione, ma poi seguiremo magari alcune delle nostre formazioni nei playoff, speriamo di non averne nessuno nei playout. Rischia un po' Biancamuno, deve stare attento alla formazione. Ma no, per la forbice, secondo me. No. Per Biancamuno. Ma l'anno prossimo, quanto e cosa deve cambiare questo Darfo? Sarà l'80esimo? Frassi, la Serie D la conosce forse meglio? Sappiamo che la Serie D. Che Serie D vorrà fare? È un campo di alto livello. Il progetto è di fare una Serie D di alto livello, questo è già sicuro. Poi hai detto una cosa bella, ma fessosa, secondo me. Perché noi abbiamo detto, importante, stavo dicendo, per il calcio della Valle Camonica avere il Darfo in Serie D, e quello abbiamo sempre detto anche noi, ma diventa per il calcio bresciano, esatto. Perché eccetto il Cili Verghe, sì. O sei in Serie C con Bresciano. Perché negli anni tutte le realtà che si erano create o sono salite, vedi il Salò ad esempio, oppure sono sparite, perché una volta il calcio bresciano Carpenedro, Montichiari era praticamente la stessa cosa che adesso faceva il calcio bergamasco, perché c'era il Carpenedro, c'era il Montichiari, c'era la Nuova Verolese, c'era il Darfo, la Castellana che comunque era vicino alla Bresciana, insomma. Dopo via via, per varie questioni, problemi economici eccetera, perché la Serie D sicuramente è di altra categoria, non solo per la questione qualitativa ma anche economica, cioè già solo il fatto che un SD che può fatturare fino a 250.000 euro, con quel fatturato una Serie D... Difficile farla. Fai fatica, ma probabilmente retrocedi, quindi già devi avere una denominazione differente che ti consenta di avere un budget maggiore, e poi i giocatori. Cioè, se le squadre che hanno confermato un blocco intero nell'Eccellenza passando in Serie D ha sempre fatto fatica, e quindi se no retrocesse addirittura. No, allora la classifica e le regole dicono che se tu vuoi fare un campionato molto tranquillo vuol dire che devi fare una squadra per ambire a fare i playoff, praticamente è questo. Se tu fai una squadra per ambire ai playoff ti salvi e dopo puoi sperare in qualcosa di più. Se fai una squadra inferiore rischi tanto, perché sono sei squadre le squadre coinvolte per andare giù. Vedi Virtus Bergamo quest'anno, che erano convinti di aver fatto una squadra per avvicinarsi ai playoff, stanno rischiando veramente, sono attualmente in zona playoff insieme alla Grumellese, formata per tutto il giro di torno da metà giocatori che hanno calcato campi di Serie C, dunque c'è questa grossa difficoltà.
Ad Arfo, diciamo, i giocatori, bisognerà vedere anche con il discorso delle regole che ci sono. Però ci sono giocatori di categoria, perché... Guarnieri, Mattei, Ademi, quelli... Guarnieri la Serie D la fa ugualmente. Kamal l'ha fatta, però non può fare il difensore centrale. Bakayoko probabilmente è un giocatore che in Serie D farebbe fatica. Panati ha le qualità per starci dentro, deve essere supportata nel modo giusto. Zanardini ha fatto la Serie C, la Serie B in Romania, la Serie D la può fare, Ademi la può fare. Certo, non puoi tenere, devi tenere una base e dopo portare una spina dorsale importante, un difensore di categoria sicuramente, che insieme a Paolo Guarnieri dia solidità difensiva, devi portare a centrocampo gente che ha l'esperienza e il passo per la categoria, devi portare un bomber che davanti ti sappia fare la differenza. Che sappia far paura anche alle difese avversarie. Ci dobbiamo fermare, break pubblicitario, quando rientriamo invece andiamo al campionato di promozione. Stefano, ne parleremo ancora di questa eccellenza, perché facilmente, speriamo, non me ne voglia Giacomo Vignani, ma speriamo che domenica ci possa essere magari la festa del Darfo, visto che siamo partiti due lunedì fa col Breno, lunedì scorso col Breno, questa volta a Virtus Lovere, mai domenica, lunedì prossimo ci vorrebbe esserci quella del Darfo e anche quella degli amici di Pegu, perché sono molto vicini anche loro, bisogna essere onesti, dirlo come vi ho detto per la Virtus Lovere, sono molto vicini anche loro a salire in categoria dalla terza al primo anno, bella impresa anche loro salire alla seconda categoria. Però ci fermiamo, breve pubblicitario, quando rientriamo le note del campionato di promozione. Campionato di promozione, giriamo dai su questo campionato, chiedo a Felix di mandare ancora i risultati, un commento veloce ai risultati visto che prima non abbiamo fatto grossi commenti. Eccoli qua, la Trense che strapazza anche il Ponteranica, non subisce gol neanche questa volta, dunque continua a confermare la sua forza la squadra di Filippini, ormai un passo, due passi, sei passi, dieci passi, ormai è il campionato di eccellenza la Trense, c'è poco da fare questi. E questa è una società che l'anno prossimo sono sicuro che vorrà vincere anche l'eccellenza. L'eccellenza, e sarà, punterà a venire. Poi fra voler vincere e vincere ci c'è sempre qualche difficoltà. Abbiamo visto che anche Rezzato quest'anno che ha segnato, insomma, perché l'eccellenza poi è un'altra categoria. L'Albino Gandino per me col passo di ieri ha fatto una cosa importante, si è assicurata quasi praticamente i playoff, a meno che risvolti clamorosi. Perché... Sì, anche perché l'Albino Gandino ha già riposato. Esatto. Dunque ha tre partite da giocare, ha già due punti di vantaggio su quelle squadre che hanno una partita meno ancora da giocare, dunque si è assicurato, ma adesso diventa bello il gioco perché è un conto arrivare secondo e giocarti i playoff da secondo in classifica, è un conto arrivare quarto e giocarti i playoff da quarto in classifica. Poi hanno riacceso tutto l'Emine e la sconfitta del Cologno Frassati Ranica. Questo per quanto riguarda la zona playoff, questi risultati, Stefano. Poi se andiamo a guardare dietro, per la Vertovese ieri è stata drastica, sì. Casazza che ha vinto. La Vertovese ha riposato, l'altra non hanno approfittato. Il Casazza ha vinto con la Stezzanese, vittoria importante. Ieri sera ho sentito al telefono il presidente... Che ti aveva già annunciato che avrebbe vinto anche prima. Sì, aveva già detto che aveva fatto il risultato e infatti hanno vinto. Ieri sera mi ha detto che la squadra ha giocato con carattere e ha messo in campo il cuore. Devo dire che quest'anno l'ho vista diverse volte in Casazza e questo cuore non l'ha quasi mai avuto. Ho visto spesso una squadra scollata. Il cuore infartuato, diciamo. Sì. Poca convinzione e poca voglia di vincere. Ieri appunto mette poi 7 questa voglia l'ha ritrovata ed è questo che servirà per salvarsi nelle ultime tre giornate. Domenica c'è Casata, San Paolo d'Argon, sarà una partita chiave. Sì, San Paolo d'Argon non è fuori definitivamente neanche lui dai giochi, deve stare attento, non può andare. Se la Stezzanese a Casazza, vabbè, poteva anche perdere, non è fuori, non è salvo matematicamente, ma la Stezzanese lì, insomma, quota 31 abbastanza sicura. San Paolo d'Argon no, quota 30, anche perché deve affrontare Casazza e se perde col Casazza rischia di essere risucchiato pericolosamente. Però la Vertovese resterebbe più uno con due partite da giocare, quindi tutt'altro che sicuro. Però a me che San Paolo d'Argon Casazza mi ricresce, ma fino a un certo punto la Vertovese mi ricrescerebbe un attimino di più, onestamente, perché una delle nostre formazioni ha tre partite delicate, perché adesso ha tre partite delicate, Pradalunghese, Cavarnese e Albino Gandino. È una situazione molto difficile, perché adesso i punti di margine sulla zona playout sono uno. È estremamente risicato.
e soprattutto, come dicevi giustamente tu, ha un calendario difficilissimo. Va a affrontare tre squadre in lotta per i playoff che sicuramente giocheranno con una massima determinazione per fare risultato. E lì la Virtovese però non può permettersi più passi falsi, perché... Volendo, la speranza, non me ne voglia il buon Foresti, la speranza della Virtovese è che la Cavarnese magari domenica non faccia risultato. A quel punto lì, fra due domeniche, la Cavarnese... arriva senza obiettivi ed è un altro avversario, chiaramente. Però se devi sperare che gli altri facciano passi falsi per arrivare a scarico con te... a questo punto devi sperare un po' tutto. Sei davvero una situazione complicata. A questo punto devi veramente sperare un po' tutto, perché la Virtovese si trova risucchiata, se a un certo punto dovesse andare via, invece si trova ancora lì risucchiata in una zona difficile. E fare i play-out quest'anno, puoi prendere chi puoi prendere, ma rischi di retrocedere, rischi di perdere con tutte, sia Faro Livana, sia Casazza, sia Palazzolo, perché che Palazzolo nel ritorno ha vinto poco, ma ha perso poco. Sì, sono squadre tutte molto vive, perché comunque nel ritorno ha fatto tutte punti. Anche squadre appunto come il Fara, come il Palazzolo, che a fine andata sembravano già condannate alla retrocessione. Lottano tutte, sicuramente affrontarle in una doppia sfida a ritorno sono tutte complicate, perché poi lì ovviamente la differenza la fanno gli episodi, e quindi diventa davvero una situazione molto molto difficile anche a livello nervoso, perché poi, come dicevamo anche l'altra volta, la Virtovese è un giocatore abituato a fare categorie superiori e a vincere i campionati, non è abituata a lottare per quelle posizioni lì, e giocare col coltello tra i denti per salvarsi non è come lottare per vincere il campionato. Poi ha avuto anche degli infortuni, ad esempio il portiere che è rimasto fuori parecchio tempo, Nodari, insomma è quello che doveva essere una garanzia importante. Sì, se guardiamo appunto, allargando un po', facendo un discorso generale su tutto il campionato, dobbiamo dire che a fine andata ci aspettavamo un ritorno diverso. Esatto. Un ritorno che abbiamo visto nelle prime 4-5 partite secondo le aspettative, ma che poi invece è stato deludente. La Virtovese ha perso molte partite, una appunto proprio con la Fara, che era uno scontro diretto in cui noi ci aspettavamo i tre punti. Insomma, aspettiamo e poi vedremo, andremo a fare le nostre pagelle anche su questa formazione Virtovese. Adesso invece partirei dalla squadra che ieri ha fatto un'impresa secondo me importante, perché si rischiava di essere sorpassati di turno da questa formazione, la formazione che nel ritorno insieme alla Drense per me era una delle più quotate, quella del Cologno Frassati, e invece l'Albino Gandino, seppur con i suoi giovani, seppur rivoluzionato un'altra volta, e negli ultimi 20 minuti si è rivisto anche Franchini in campo, è andata a vincere 3-0 contro il Cologno Frassati, che era la miglior difesa del campionato. Partiamo dal cappello di Mismetti. L'Albino Gandino ha vinto per 3-0, una vittoria meritatissima per quello che si è visto sul terreno di gioco. Prima della partita c'era sicuramente molto timore per molte assenze nella formazione nata da Roberto Radici, con tanti giovani in campo, ma la squadra si è dimostrata veramente all'altezza della situazione, un'importante vittoria che fa salire appunto la formazione della Vino Gandino a quota 43 in classifica, staccando di 3 punti il Cologno Frassati, che era a pari in classifica. Le reti sono arrivate tutte nel corso del primo tempo, al 15° Ribolla, una gran conclusione con una leggera deviazione, poi il raddoppio di Uccelli, un altro gol di ottima fattura, e poi la terza marcatura arrivata al 44° con Borlini. E dunque un 3-0 che ci sta tutto, un Cologno Frassati che non è mai apparso in grado di reagire, non è mai apparso in partita, e soprattutto dobbiamo dire questa cosa, che finalmente si è rivisto sul terreno di gioco Franchini, l'attaccante, il bomber dell'Albino Gandino, che era assente da molte giornate, ha giocato circa una mezz'oretta, ma si è dimostrato subito ancora in ottime condizioni, sfiorando addirittura la marcatura. Comunque concludiamo qui con l'Albino Gandino, che ha conquistato un'ottima vittoria 3-0 qui sul campo del Cologno Frassati. Questo è tutto, risentirci con le prossime partite. Un grazie nel frattempo a Mismetti, poi sentiremo un'intervista con il presidente Gotti. Adesso andiamo a vederci anche le immagini. Sorpreso anche lui dalla vittoria netta 3-0, ma anche dalla prestazione della formazione dell'Albino Gandino. Ancora un gol anche Borlini, che nel ritorno ha preso un po' sulle spalle questa squadra, mancando Franchini adesso che sta rientrando. Ma non bisogna sedersi, si è messo un'ipoteca per i playoff, però domenica c'è Albino Gandino Lemine, che può essere decisiva e determinante addirittura anche per il secondo posto in classifica. Sì, la partita di domenica scommetto sarà fondamentale, perché vincendo appunto, come giustamente hai detto tu, ti metti praticamente al sicuro per il secondo posto. Come giustamente hai detto tu, Borlini quest'anno ha fatto tanti gol, spesso ha risolto i problemi, ha sostituito al meglio Franchini, che comunque è stata comunque una scelta pesante. Ieri il fatto di averlo recuperato sicuramente è significativo.
Però appunto, prima della partita di domenica, devo dire che io sono di dire, è stato un risultato straordinario sotto tutti i punti di vista, perché venivi da una sconfitta in casa pesante con la Drense 4-0, andavi a giocare senza tanti giocatori importanti, con un avversario in grandissime condizioni, perché il Cologno veniva da risultati straordinari, uno sconto diretto, perché era una squadra che avevi appunto una diretta concorrente per i playoff, vincere, soprattutto vincere in questo modo, largo 3-0, è sicuramente un segnale molto molto forte. Con un Cologno che, insomma, io torno a ripetere, anche l'altra domenica lo dicevamo, il presidente si è proprio sbilanciato, l'anno prossimo puntano a fare grandi cose e già quest'anno puntavano a questo punto a provare a salire nei playoff, non direttamente, ormai erano troppo fuori dai giochi, ma puntano tanto a questi playoff. Dunque è una squadra che ha obiettivi ancora, continua a avere obiettivi, perché la squadra è lì, adesso ha già riposato, dunque lì si può giocare tutto in questo finale di campionato. Ieri Fontana, il centrocampista, è stato impegnato sulla linea difensiva mancando dei difensori, poi ha debuttato 98, andato in gol Uccelli, che mi sembra un classe 98, insomma il bello e il brutto dei giovani sono questi, che alcune partite te le steccano e alcune partite invece ti portano in alto. Sì, chiaro, devi metterlo in conto. I giovani ti danno vitalità e entusiasmo, però ovviamente non possono avere la continuità di un veterano e soprattutto pagano a livello di esperienza. Se fanno un paio di partite sbagliate, poi psicologicamente fanno fatica a reagire. C'è da dire che l'Albino Gandino ha sempre giocato tutta la stagione con la squadra giovane con ottimi risultati. Dietro nelle ultime partite gioca a tre e giocano tre giovani, perché due Carrara sono un 96 e un 98 e il terzo difensore un 94. Quindi è una squadra molto molto giovane, qualche errore in esperienza di pagarlo, però complessivamente penso che abbia fatto comunque un grande campionato, ripeto, dovendo rinunciare a Franchini, che è un uomo da oltre 30 gol, un'assenza pesante. Però Marco, troviamo anche qualche pecca a Albino Gandino, gli manca sempre quell'uno, anche l'anno scorso, per fare 31, cioè è arrivata ai playoff, è uscita l'anno scorso un po' per l'infortunio, allora, quest'anno deve provare a farli questi mi playoff. Mi riallaccio al discorso che ho fatto prima dicendo bravo al Darfo, ma se hai recuperato così tanto e hai vinto è anche la colpa degli altri, e questo, e qui si può fare lo stesso discorso, perché la Drense a un certo punto era staccata e ha potuto rientrare così in modo netto per demerito di quelle che erano davanti, la Pradalunghese e l'Albino Gandino, perché è vero che l'Albino ha fatto un grande lavoro, perché se guardi davvero l'età dei giocatori che mette in campo, chiudere un campionato così al di alto livello non è facile, per questo meritano sicuramente un applauso, però bisogna veramente tirargli le orecchie, perché hanno buttato via la grande occasione di vincere questo campionato, che a un certo punto era proprio negli obiettivi della società, perché non si può nascondere, non lo nascondono neanche loro. Quando tu sei lì davanti e non correggi degli errori, la mancanza è la tua. Bravi gli altri, ma grosso demerito te, che li hai aiutati tantissimo. Deve provare a farlo nei playoff adesso, ormai il sogno è lì, probabilmente rientreranno tutti, si spera, rientreranno tutti e staranno bene, perché sono tre giornate però, di campionato, nei playoff. Sì, però i playoff non sono oggi, è vero che quando arriverai ai playoff avrai la possibilità di rapire Franchini recuperato, ma non è detto neanche che sia così. Esatto. I playoff sono un terno all'otto, mentre i playout ci si gioca la partita andata e ritorno e i valori vengono fuori. Nella partita secca invece basta un'espulsione, un episodio e cambia. Non si sa mai, perché se arrivi ai playoff non ci arrivi a caso, è perché comunque avevi una squadra che era attrezzata per raggiungere questo obiettivo. La Gavarnese, la Pradalunghese oggi, sapendo che devono riposare ancora una delle due, sono sicuramente a grosso rischio. Devono ringraziare che il Ponteranica nel giorno d'andata è partito veramente malissimo, perché a oggi, se no, il Ponteranica avrebbe grosse chance di poter rientrare, perché ieri giocava con la Drense, doveva perdere per forza. Il Ponteranica a un certo punto veniva dipinto nel girone d'andata come una delle possibili squadre candidate a retrocedere, e invece oggi si trovano a 5 punti da quella che è la terza in classifica. Campionato ancora aperto e
vorrei dire, visto che vediamo le interviste, vorrei dire a Felix di chiamare il povero Norris, che sarà ancora a Pradalunga a aspettare, aspettare chi esce dallo spogliatoio per fare le interviste. No, erano almeno alla Lemine, contro la Lemine. Ecco, Norris torna a casa perché guarda che non la fa l'intervista. Allora, andiamo a sentire invece Cotti, il presidente, che dopo 2-3 settimane rientrava, è andato a seguire l'Albino Gandino, porta bene, probabilmente lo teniamo qua al buon Gotti a seguire sempre la sua formazione. È stato intervistato da Mismetti a fine partita. Col presidente dell'Albino Gandino, Walter Gotti, allora un'importante vittoria, una netta vittoria quest'oggi qui sul terreno di gioco di Cologno contro il Frassati. Sì, oggi è andato tutto bene, direi 3 punti fondamentali per il secondo posto e per la classifica, per cui direi che anche le altre squadre hanno avuto qualche battuta di arresto, le nostre dirette concorrenti. Oggi eravamo comunque in emergenza con 8 giocatori in prima squadra del settore giovanile e 3 della Juniores. Direi che è andato tutto molto bene, al di là di qualsiasi rosea previsione. Ecco, appunto, prima della gara c'erano un po' di timori per le assenze, per tanti giovani in campo, ma quest'oggi l'Albino Gandino ha disputato veramente un'ottima prova. Sì, direi che il nostro punto di forza è sicuramente il settore giovanile, perché mediamente ci sono sempre 7-8 giocatori in prima squadra come titolari, tutti provenienti del settore giovanile, e anche i ragazzi della Juniores oggi si sono dimostrati all'altezza della situazione. Ecco, la squadra è stata molto forte anche caratterialmente, visto che domenica scorsa c'era stata questa sconfitta per 4-0 contro la capolista Drense, oggi ci si attendeva una reazione anche con la squadra un po' in difficoltà per l'emergenza dei giocatori che mancavano, ma invece l'orgoglio e il carattere di questa squadra oggi è uscito. Sì, effettivamente era una prova molto importante anche per questo aspetto, perché dopo un 4-0 e una situazione di molte assenze poteva effettivamente compromettere tutta la stagione. Direi che adesso ci attende un'altra prova abbastanza importante domenica prossima in casa, e speriamo che si possa ripetere una buona prova, una buona prestazione, un risultato positivo. Ecco, per chiudere, oggi si è felici per la vittoria, ma si è felici molto anche per il rientro del vostro bomber Franchini finalmente sul terreno di gioco. Sì, è molto importante il suo recupero. Se dovessimo andare avanti nei playoff, praticamente diventa assolutamente un'arma in più per poter tentare per il secondo anno consecutivo, appunto, di passare la categoria. Questo è il presidente Gotti dell'Albino Gandino, ovviamente lui spera, sotto sotto, no, lui non dà segno di emozioni particolari il buon presidente, però penso che sia convinto, è uno che aveva ambizione di salire, e dunque i playoff li sento ormai a portata di mano e poi da lì ce la giochiamo, come ha detto Marco, un terno all'otto, partita secca, però da lì ce la giochiamo. Facciamo una bella cosa, ci fermiamo la pubblicità, poi vediamo l'ultimo blocco in cui andremo a vedere le immagini non di Lemine, Pradalunghese, come ho sbagliato io a dirle, ma di Dalmine, dunque Norris, ecco, ancora Dalmine. Norris a Dalmine. Facciamo appello agli operai della Dalmine che escono al turno di notte di dare un passaggio a Norris e portarlo a casa. A seguire Dalmine e Pradalunghese non abbiamo le interviste, ma avremo le immagini della partita fra Dalmine e Pradalunghese e poi la festa a Virtus Dover. Un commento così velocemente anche alla prima categoria. Questo tutto nell'ultimo blocco. Pubblicità. Una ventina di minuti per dedicare alle immagini di Dalmine Pradalunghese, della festa della Virtus Dover, che è salita di categoria, del commento alla prima categoria, sì, girone bresciano che girone bergamasco, ma anche per vedere i minuti, chiedo a Felix di mandarci la nostra tabella, di cui vanno in onda le partite, gli orari più che i minuti. La domenica sera alle 20.30 sempre Dalmine Pradalunghese, dunque Norris è tornato, perché si è andato ieri in onda la partita, il buon Norris è tornato. Poi al martedì alle 14, domani alle 14, sempre sul canale 88, poi potete vedere anche sul canale quello che trasmetto un'ora dopo l'88, ma anche sui canali sportivi. Per il lunedì sera, questa sera,
va la partita Cologno fra Sarti e Albino Gandino, la vittoria dell'Albino Gandino per 3-0 alle ore 22:30 sul canale sportivo, come domani sera alle 20:30, e il mercoledì alle ore 14 sul canale 88. Ripetiamo anche la nostra puntata di Tempi Supplementari, la potete rivedere sul sito di Calcio Camuno, ma anche sul sito My Valley di Antenna 2, dunque, e con le repliche che ci sono ovviamente sul nostro canale. Ma adesso torniamo al calcio giocato. Ricordiamo che stasera non va in onda 20.000 giri, non c'è stato il Gran Premio di Formula 1 ieri, dunque tornerà l'appuntamento al prossimo Gran Premio. Vabbè, con le moto vedremo di inventare un due giri, un due ruote a questo punto, una trasmissione. Torniamo al calcio giocato, torniamo alle immagini Dalmine Pralunghese. Brutta sconfitta quella Pralunghese, poi ci sono state recriminazioni su quale vedremo, soprattutto sul secondo gol che sembrava valido, perché era un conto riuscire a pareggiare, un conto aver perso. Sì, come diciamo prima, la Pralunghese nel giorno di ritorno ha zoppicato spesso, sì, con sconfitte che pesanti. Io l'avevo vista a Casazza in un 4-0, in un 4-1 in cui nel primo, poi, nel primo tempo non era nemmeno scesa in campo. Domenica con l'Emine appunto l'avevo vista, aveva vinto, però non aveva impressionato, era una squadra sì solida, però poco brillante. E ovviamente la sconfitta di ieri è molto 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 pesante. Questo è il primo gol annullato, ecco, bravo Felix, si ritorna indietro, qua non ci dovrebbero essere problemi, è fuori gioco, e lo vedete là davanti a tutti praticamente. Certo, si è mangiato un gol incredibile questo, perché il portiere, l'altro giocatore davanti a tutti fuori gioco, giusto annullare questo gol. Lì abbiamo visto, finora abbiamo visto tanta Pralunghese. Però sì, dalle immagini sì, però perdere a Dalmine è pesante, perché comunque il Dalmine è una squadra che è già salva, che tra virgolette non ha forti motivazioni. La Pralunghese andava giù appunto per giocarsi un posto nei playoff, sicuramente ci si aspettava il risultato pieno. Uscire con una sconfitta è pesante, non solo dal punto di vista della classifica, ma anche dal punto di vista della morale. A questo punto cosa sarebbe importante secondo te? Prima di tutto, ecco, questo è il gol su un calcio d'angolo, due uomini dietro liberi. Anche questa è una disattenzione grave, adesso lo rivediamo, però ci sono due uomini da soli dietro e vanno a colpire senza quasi nemmeno saltare in area piccola. Una squadra di livello non può prendere un gol del genere. Ha coinciso un po' con l'assenza di Facchinetti, che da qualche domenica che manca? Sì, chiaro, Facchinetti è stato pesantissimo, perché è l'uomo che dietro detta i tempi degli interventi, che comanda l'intera difesa. La sua assenza sicuramente è pesante, però questa situazione da palla da ferma in cui si va a marcare non si può concedere spazi del genere. Marco, a questo punto, cioè, è importante prima di tutto agganciare i playoff e poi arrivare anche in condizione. La condizione sembra tutto sommato che ci sia, anche perché le occasioni che stiamo vedendo ne crea tante la Pralunghese, poi bisogna anche mettere in porta la palla. Beh, la Pralunghese è una squadra con un organico sicuramente. Non è una squadra morta. Per provare a vincere. Questo non annullato. Fammi capire, stavo, questo. Stavo vedendo. Adesso lo guardiamo, eh. Non si vede bene però, perché probabilmente tocca la palla un uomo dietro la barriera. Sì, vabbè, ma sembra, è dietro, c'è il giocatore giallo, sì, che lo tiene in gioco, secondo me questo. Però non si capisce. Non si vede bene, eh. Poi ritorniamo a guardarlo. Non si capisce se qualcuno ha girato dietro. Dicevo, la Pralunghese organico di primo livello, sicuramente. Non ha magari le individualità fenomenali dell'Adrense, ma è un organico che in estate è stato costruito per... Per me, per me è regolare questo gol. Voglio rivedere. Sì, però... Perché guarda il giocatore maglia gialla che praticamente... Guarda che c'è uno dietro, uno dietro la barriera. C'è uno dietro la barriera. Sì, no, ma c'è anche il giocatore maglia gialla che è dietro il giocatore che tocca la palla. Non lo so. Ma quando calcia, secondo me, quello con i pantaloncini rossi è dietro alla barriera. Sì, anche secondo dietro me. La barriera, secondo ma assieme a lui con i pantaloncini rossi, se tu ci fai caso, c'è un giocatore... Capito, ma... Secondo me arriva dopo Arnaldo, eh. Quando parte la palla, so. Guarda, quando parte la palla, secondo me qua è fuori gioco, però. Quando parte la palla è davanti, Secondo me questo. Anche secondo me. L'uomo con i calzettoni, pantaloncini rossi, è davanti a tutti. Però. Poi dopo, quando la palla parte, arriva quello giallo. C'è l'altro là dietro, loro con la maglia gialla, con l'altro fondo destra. Allora, se tu guardi la riga, ho capito. Però tu guarda l'arbitro.
ha un muro di giocatori davanti, lui quello che vede in questo momento è che quello con i pantaloncini, esatto, e i calzettoni, esatto, rossi è davanti a tutti. Non vede l'altro giallo in fondo dietro. L'altro lui è oscurato comunque da tutti i giocatori che sono in barriera. Sì, quello che dice Marco è verissimo. Indipendentemente dal fatto che fosse fuori gioco o meno, questo qua è una decisione difficilissima da prendere per l'arbitro, perché ha una visuale che gli nasconde l'uomo dietro, che è l'unico che può tenerlo in gioco. Esatto. Però con questo coso Norris è ancora Dalmine che sta... Esatto. Vabbè. Dopo io lo sai che io non ho mai... Save Norris. Non ho mai contestato l'operato degli arbitri, perché finché si sbagliano queste cose qua fa parte del gioco. Io dico sempre che gli arbitri non devono sbagliare le cose basilari, che sono proprio le cose elementari. Uno che mi è capitato anche di vedere, uno che ti fischia il fuorigioco sotto la linea, partito sotto la metà campo, uno che ti dice che un rigore, se viene respinto al portiere, se tu segni non è valido perché tu non puoi più tirare. Abbiamo visto anche quella. Abbiamo visto queste cose. Queste non, io dico che se uno sbaglia queste cose deve smettere di arbitrare e non può andare neanche a fare l'arbitro nel CSI. Perché quello è il regolamento. Per qualsiasi altra cosa, che è la gestione dei cartellini, che fa parte del gioco. Dopo io capisco che i dirigenti ci mettono soldi, ci mettono passione, però bisogna sapere accettare che nel gioco del calcio c'è anche l'arbitro, ci sono gli errori dei propri giocatori, ci sono gli errori degli altri, degli avversari e anche quelli dell'arbitro. E beh, questo di pochissimo con un piede, però è davanti. E se vogliamo appunto pesare le due cose, prima il secondo episodio francamente è quasi impossibile da vedere, questo l'arbitro a vederlo fa una gran cosa perché è davanti di un piede. Cioè, dico che sì, no, secondo me non abbiamo una grossa prospettiva, non solo un piede, ma davanti. Secondo me ce lo mettiamo in linea. Sì, però non era che sarà ancora più avanti. Non era una situazione così facile. È quasi più avanti anche dal portiere. Sì, però dico non era una situazione facile, perché comunque in una situazione di batti e ribatti in area individuarla non è scontato. Però questa, vedi, come ha detto Marco, questa è una cosa, è aperta l'area di rigore, l'arbitro la vede le maglie bene, mentre di là su quel calcio di punizione era rimpallato dalla barriera, non ha visto quello che probabilmente là in fondo teneva in gioco. Chiarissimo, assolutamente. E allora qua per un arbitro si è posizionato giusto, in teoria vedi come è aperta l'area di rigore, si può vedere il giocatore in maglia bianca o rossa che è davanti a tutti. Sì, appunto, dicevo quello. Quale proteste? Questa l'ha vista bene e quella di prima non poteva vederla, complessivamente l'arbitro ha fatto quello che poteva ha fare. Ha fatto il suo dovere. Però diciamo, va bene. Dopo certo che non sei contento, perché ti giochi tanto, perché ti giochi la faccia soprattutto. Allora Zambelli lo sa che adesso si gioca la faccia, perché dopo i suoi interventi che ha fatto su certi giornali parlando degli altri, adesso lo sa che se per caso non raggiunge l'obiettivo dei playoff ne esce male. Beh, ha due partite in casa, su tre una è ferma, che sarebbe quella di Lovere contro la Sebigna, però la prossima è Pradonghese-Vertovese e non sarà una partita semplice, perché lì c'è ballo, tante cose. Probabilmente l'ultima a Pradalunga dovrebbe essere sulla carta la più facile, con Stezzanese all'ultima giornata, che probabilmente sarà già salva, e lì porterei a casa probabilmente tre punti. Esatto. Però parti già da domenica contro la Vertovese, che devi vincere, la Vertovese non deve perdere, poi ti fermi la domenica dopo. Sì, il calendario è tutt'altro che agevole, tutt'altro, perché appunto come dicevamo prima, l'Albino Gandino il riposo l'ha già fatto. Sì, no, probabilmente io metto già che l'Albino Gandino ormai, adesso si toccheranno tutti all'Albino Gandino, però è già nel playoff. L'altro gioco è fatto fra Cologno Frassati e Lemini, che per me hanno qualcosa in più, e Pradalunghese e Gavarnese, che hanno questo stop da fare con delle partite non facili, e ho paura che una delle nostre due formazioni non me ne vogliono. Io spero che arrivino tutte e due. È facile che sia così. Cioè, avendo una partita meno a giocare. Il Cologno è in salute, il Cologno ha già riposato, quindi cioè, se devi dare delle percentuali, super parte, o chiunque direbbe che il Cologno ha il 60% delle possibilità, gli altri ne hanno 40%. Anche perché l'Emine l'ultima giornata, sto guardando, andrà a Palazzolo, mentre il Cologno andrà a Palatina. Sì, poi l'Emine dipende tantissimo da Bonazzina. Settimana scorsa a Pradalunga ha perso, non c'era Bonazzina, però è il giocatore che davanti fa fare il salto di qualità. Sì. Guarda caso, ieri sera Bonazzina 2-0, doppietta sua. Questa categoria la conosce bene. Prima categoria, andiamo a analizzare il girone bresciano.
abbiamo già detto tanto su Breno, ormai Breno eccetera eccetera, il Pieno, la lo diamo solo per l'ennesima volta il Cellero, anche se bisogna tirargli le orecchie, perché avanti 2-0 potevi anche portare a casa i tre punti, però sul campo del Lodrino, cioè, secondo te il Cellero non può proprio più fare i playoff alla forbice, o può ancora qualche speranza, sperando che l'Ome come ieri un po' ha... secondo me no. Secondo me cosa 10 punti da Lome? Proviamo a guardare Lome 50, no. Cellero 40, 10 punti. 9 vuol dire non fare. Non so, adesso il Cellero da parecchie giornate ha continuità. Però devi continuare, non puoi mai sbagliare. Avrà un derby col Piancamuno. Non puoi mai sbagliare. Sì, il Piancamuno che in più i punti non è che non gli servono. Certo è che secondo me il vantaggio lo puoi amministrare bene, alla fine mancano tre partite. Dice, se uno guarda dice ok, il Valsabbia è 32, la prima formazione che attualmente non farebbe play-out per la forbice. Dietro. Devi guardare allora il Piancamuno dal Ghedi a 11 punti e quindi c'è la forbice. Sulla Bagnolese eventualmente i 5 punti, ma 5 punti, cioè, mancano solo tre partite. Se il Piancamuno vincesse una partita in casa, sì, la cosa sarebbe già fatta. Abbastanza a posto, perché Gavardo e Bagnolese non possono raggiungerlo, dunque metterebbe la forbice. Però è meglio portare a casa prima di tutto la sicurezza, perché poi sai, entri in certi giochi che diventano difficili. Ha fatto un bel ritorno, la speranza di trovare la sua salvezza piuttosto tranquilla e poi ripartire la prima categoria l'anno prossimo. Certo è che il prossimo avversario mi sembra che sia Lodrino, perché... Se non sbaglio, dovrebbe essere che quella che gioca contro il Cellero la settimana dopo gioca contro il Piancamuno. Sì, infatti è così. E Lodrino che deve stare attento, perché comunque non è che deve lasciare scappare l'Uragomella davanti. Sì, poi se si fa superare anche dal Cellero, poi diventa che resta fuori lui. Quindi dunque, non può regalare niente. Non può regalare niente. Prima categoria Cinone Bergamasco, ieri. Il Baradello abbandona i sogni, quei piccoli sogni che c'erano ancora in playoff. È durato per 10 minuti la settimana scorsa. È durato qualcosina, in teoria potrebbero durare ancora anche adesso, ma penso che ormai i giochi siano fatti, perdendo Castrezzato contro un Castrezzato che diventa un po' come l'Adrense, tra tante bergamasche, diventa la prima formazione che è una bresciana che potrebbe vincere questa prima categoria. Sì, come dicevamo la settimana scorsa, questo è stato un campionato molto molto equilibrato, in cui le prime sono raccolte in pochissimi punti. Il rimpianto per il Baradello non è certo per la sconfitta di ieri, che a Castrezzato ci può stare, il rimpianto per il girone d'andata, in cui davvero ha gettato le ortiche una marea di punti. Sarebbe stato sufficiente vincere almeno un paio ed ora è in lotta per, tranquillamente per i playoff. Sai che vedono la Juventina Covo una delle favorite qua dentro? Perché era fuori tanto, ha fatto una grossa risalita anche con qualche intoppo in un campionato così che non c'è quella che dici da qui vince tutte fino alla fine. La Juventina Covo ha l'organico abbastanza in gamba, potrebbe spuntarla in un... Anche perché io ti dico che la settimana prossima al Castrezzato rischia di alzar giù le penne in quel del campo dell'Accademia e perdere anche la prima posizione, quindi... Sì, l'Accademia è un po' in difficoltà però, In difficoltà, ma gli servono i punti, Sì, è un po' in difficoltà, comunque mantiene più 4 a 3 dalla fine, La situazione comunque non è ancora salvezza matematica. Sì, mantiene più 4, poi mantiene la forbice 33-21 in questo caso sulla Romanese. Sì, anche lei l'Accademia è un po' come Piancamuno, deve fare una vittoria. Sì, non ha la matematica però. Una vittoria, sei sicuro, sei tranquillo di trovare la tua salvezza, diventerà difficile farlo un po' con il Castrezzato perché si gioca il campionato, però quest'anno si è dimostrato che puoi farlo con tutti, sì, eccetto sì, il Selvino che qua fine ormai ha... È stato molto equilibrato, le sorprese sono tutte le domeniche. Se pensiamo come era messa l'Accademia a fine andata, questo è un risultato straordinario. Avrebbero fatto 20.000 firme, penso loro, per essere a più 4 sulla zona play-out a 3 giornate dalla fine. Quindi il ritorno è stato straordinario. Se poi adesso qualche colpo lo sta mancando, beh, ci sta, è fisiologico. Poi è vero che l'Accademia domenica potrebbe bastare un pari, non so quanto possa bastare Castrezzato no, un pari. No. Castrezzato col pareggio è scritto Vassi terzo in un colpo esatto, solo. Esatto, ed è un Sarnico che ieri ha sbancato Cenate, ha spento i sogni del Cenate, ha riacceso i suoi per i playoff. È un Sarnico, attenzione, perché se ci troviamo anche questa squadra nei playoff, Sarnico attrezzato per fare bene anche nei playoff e poi, come ha detto Marco, se l'anno prossimo si dividono Villongo e Sarnico, potrebbe ritornare Sarnico di una volta, sarebbe nel campionato di promozione anche se salisse, ma non l'eccellenza, però si tornerebbe a Sarnico, una piazza importante con un settore giovanile comunque importante. Il primissimo livello.
3 minuti e 40 per andare a vederci un po' di immagini. Adesso vediamo qualche gol nel secondo tempo, perché ieri sono stati tanti, 10-1 di questo Virtus Lovere, 10-1 contro Costa Mezzate, che non è l'ultima classifica, ma centro-bassa classifica. Ah, 25 punti. Ma vabbè, ho capito che siamo a fine campionato, dunque Costa Mezzate è venuta a fare la passeggiata a Lovere, però anche le altre che sono venute prima. Sì, come dicevo prima, la differenza l'ha fatta proprio la Virtus Lovere, il suo atteggiamento nella ripresa. Nelle partite precedenti, solitamente quando metteva un buon margine, poi gestiva. Queste subito tre azioni a Costa Mezzate, si era già sul 5-1, però. Sì, sì, qua la partita era già ampiamente chiusa. Come ho detto, questa volta, essendo il giorno della festa, la Virtus Lovere non ha rallentato, ha continuato a spingere. Per di più, nel secondo tempo sono usciti Brescia e altri Belinghieri, altri giocatori che hanno giocato tutta la stagione. E sono tutte persone che questo campionato hanno avuto poco spazio e volevano dimostrare di essere anche loro all'altezza, di essere anche loro parte integrante del progetto e di meritare la promozione, e quindi sono entrati con la voglia di spingere ancora. La conseguenza è stata che la Virtus Lovere non ha mai rallentato e c'è stata una pioggia di gol. Pioggia di gol sono arrivati da parte di tutti i giocatori, una squadra che, come abbiamo sentito, è pronta, ha un organico per fare comunque, secondo me, una bella seconda categoria se tutto resta a posto, ma è una squadra che è pronta a inserire anche due o tre giocatori. Quello che diceva Marco prima, io sono d'accordissimo, questa è una squadra che potrebbe tranquillamente salvarsi in prima categoria, con due o tre innesti importanti è una squadra che in seconda parte favorita, perché Brescia, Del Vecchio, Belinghieri, Magrini, lo stesso Romero. Sì, Chiesa, Romero, cioè anche sono giocatori da prima promozione, non da seconda. Anche i centrali dietro sono comunque una garanzia. Questa è la festa a fine partita, siamo riusciti a recuperare qualcosa dell'intervista dell'allenatore Giacomo Facchinetti. Andiamo insieme a Felix a sentire proprio l'intervista col mister a fine partita. Non si dice che è facile, perché vincere un campionato è sempre difficile in qualsiasi categoria, però ho un gruppo eccezionale, hanno lavorato tutto l'anno per un obiettivo e siamo riusciti ad ottenerlo con qualche giornata d'anticipo. Sono stati bravi fino adesso, speriamo, perché abbiamo ancora tre partite in cui abbiamo una casella zero dove vorremmo arrivare fino in fondo, che è quella delle sconfitte. Questa squadra penso che con due o tre piccoli ritocchi può fare un buon campionato anche in seconda categoria. Buona. Giacomo, allora, terza categoria, vincere non è mai facile per nessuno, perché penso che in tutte le categorie due o tre squadre partono sempre con un obiettivo, quello di salire. C'era il Foresto, c'era la Virtus Lovere, il Sovere comunque era un organico di tutto rispetto, lo sta dimostrando nel ritorno, però avete fatto un po' come il Breno, avete stradominato il campionato. Da dove è arrivata forse questa forza? Ma, organico, diciamo, ovvio, però. Sì, ma dalla seconda di campionato, dove abbiamo avuto subito un intoppo a San Leone, lì abbiamo cambiato un attimino sia mentalità e modulo, e da lì poi sono arrivati i risultati. Questo è Giacomo Facchinetti, ovviamente merito anche al mister, sono contento anche per lui ovviamente, perché ha fatto numeri importanti, 62 gol fatti, solo 8 subiti, ha detto giusto, abbiamo ancora una casella da tenere inviolata, perché tante volte è molli, come ha fatto il Breno ieri dopo aver vinto il campionato. Sì, molli, il Breno ieri ha messo tantissime seconde linee. Sì, nel senso, la Virtus Lovere dice siamo l'unica imbattuta bergamasca nei gironi bergamaschi, vuole portare a casa anche questo record, può farlo tranquillamente, anche se era il Foresto. L'unico scontro difficile sarà appunto quello del Foresto. Che si giocheranno un po' con la partita, come da dire, vediamo, sì, chi è più forte. Diciamo che se per la Virtus Lovere sarà un amichevole di lusso, poi il Foresto sarà una partita importante, perché il Foresto è a più 13 sulla terza e mantenendoli appunto sale diretto evitando i playoff, quindi loro, dovendo fare risultato, giocheranno... Esatto, possono far festa anche loro. Noi siamo veramente in chiusura, ringrazio ovviamente Marco Garattini, direttore Calcio Comuno, a Stefano Savoldelli, la nostra squadra, insomma, per i commenti anche questa sera sul nostro calcio, tempi supplementari. Abbiamo visto una festa lunedì scorso, abbiamo visto una festa lunedì questo, ci aspettiamo una o due feste lunedì prossimo, perché ci stiamo abituando bene, questa è una cosa che ci fa piacere per quanto riguarda le nostre formazioni. Non ci sarà mai più un anno come questo. È difficile avere come questo con tante vittorie, anzi ci potrebbe essere anche quella del Cividate, forse quella dovremmo aspettare una domenica in più. Ieri hanno vinto, la seconda clamorosamente ha perso. E dunque molto, siamo molto a 5 punti a 3 giornate. Allora molto vicina anche la formazione del Cividate, altra festa per le nostre formazioni che salgono di categoria, che sia eccellenza, che sia serie di
che sia promozione prima, tutte, secondo, terza, tutte hanno la loro importanza per le squadre che disputano i loro campionati. Grazie a chi l'ha lotta dietro le quinte, che ha portato i contributi. Domenica tornano ancora tante immagini, tante interviste, torna la prima bresciana che gioca in casa, ci sarà l'Accademia ad andare a seguire contro il Castreggiato e ovviamente allo stadio comunale di Darfo vedere cosa succede se il Darfo ritorna nella categoria principe, cioè la Serie D, per il calcio dilettantistico. Grazie a tutti, buona serata.